Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão. Oh, what's your name?
gente che a Caggiana, lì Caggianese, si spassano gli uguali a briscola in dare i bar. E beh, nella prima scenetta gli attori cercano di interpretare un momento di vita nei bar di Caggiano. La scenografia è pronta, noi ne avremo la rop. Mangia il bevo e tira a camba. Oh, caffè, ho fantato le prescuole di volo. Ah, qua non ho proprio di funci. E iamo bella che c'hai a mangiare, ya. Vado. Buongiorno, chi è? Non perdo, non perdo, non va bene. Che questo scappone mi ha fatto via sta magna. Faccio il caffè. No, no, grazie, giù. Niente. Ma ci capita? Tu fa colazione, si vede la faccia che si è appena rovigliato, un bel cornetto e cappuccino. No, no, giù, che colazione, no, hai già appena mangiato. Ah, e c'è strappo qua, te, brava, allora una bella fitta. No, 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 birra, no, giù, ma ci puoi quasi vedere la mia faccia. E che sei venuto a fare, qua la seggia? No, no, ma sempre ci sono voluto a leggere un giornale. Ah, due nocelli. Ma che fai, ne capi un? Le nocelli si pigliano con le cucciarine. Ah, scusa, giù. Ma no, no! Buongiorno, non è giù. Ma ci posso bere, bravo? Ma lui qua sto capro maglia, lui. Oh, vai bene. Bello, dove? Vieni qua, va. Che proprio ignorante. Se legge, prendi qualcosa. Ti grazie, va bene, giù. Bello, vado a me, se non viene adesso con te. Ma veramente viene a essere già qua, ma mi fa una cosa, pure mi metti a maga, giusto il daglio. E poi c'è proprio un'altra dalla macchina, sono sì, mangiato. La compagnia chiamo con la macchina mia. Ma io già panato. Bene, la compagnia chiamo con la macchina mia, Ciao, 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 ciao. Buongiorno, come giù? Buongiorno. Oh, voi ragazzi. L'aranciata e una Coca-Cola gigante. Di pacche patate. Avete mangiato salato, poi? No, no, ho mangiato più secchi con la cotta sorpresa. Era veramente più cotta che più secchi. Ed è venuta una sola che era più simile. Che? Capite? Acqua quattro. Cici, mi pare che sono arrivati magnifici quattro. Se vuole una caldata e poi tu mangiaragli qua. Si mi sento qua amici a fare, a fare la mattina a casa, a partire la pistola, io qua mi volavo 3-7, qui parla a me. Senza fa capire se lo prega lo tiene tu voi fra un bicchiere di grappa e un caffè i turi che tengo 3-3 mette carne che fanno fame. Amici a bar, c'è un dritto e un buzzo chiuso, c'è chi allucca con mano grastata e si perde o lo fa ammazzata, ma la gente che la forna sta, se ne crea e bolla gli ore qua, fra un bicchiere di birra e non può me, saliva giù qua. La piglia sempre come è. Ehi, non metti qua, perché da me che sei? E la seggia
cercato per spesso. Esatto, non lo posso guardare. Ma cammino, Ricciardo, sai un po' anche tu. Sai un po' tu. Non mi faccio carte, non mi piace, no? Muova. Muova. Ehi. Faccio parica. Come te chi ha? Oh, è come spiega, oh, non uso mazzo. E voglia tu. Oh, mazzo lo figlio, devo dire il gioco, aspetta. Non lo vuoi, non lo vuoi. Tira via. Dorina, eh? Voi ci sapevo. Beh, mi da, e gioca a bue. No, no, non me la tira qua, sposta tu. No, non ti ha spostato. Tu si spostato con la capa, non me la capa, non si crema, sposta tu. Vai ci ti ha spostato, già, capite, giunto, muore. Ma ci sta sempre il primo amore, tutto le urne, forza! Voglio! Ma non sa mai, ma fai aperto, non ci gioco più con te! Vieni come te lo dico! Ma che gioco proprio qua, che mi muovo proprio! Quanto va? Vai, ma cosa l'hanno imparata? Sì, la faccio sempre a tutti, sì. Ah! Coppa, non sono fortunato tu, eh! Gioca, vai, no! Che ha già fa? La prima mano non si parla. Ma come non sa se mi abbriga? Caro, che avrà che fa? Ah, quando faccio io che fine faccio su quale? Se! Oh, è andata bene, paesa! A cazzo, se guarda me, via per forza, se! Sta c'è, sta c'è. Ma che fai, non quale? E quello che mi fanno venire, poi, devo giù, ci vuole tanto per capire. Che hai fatto? Tu che buco? Ma non è qua, non è? No, caro no. Caro no. E pigliano un po'? No, non posso pigliare. Uffa. Maurizio, bang! E che ci fanno il conto di me? E che cosa è? E una cosa non è nata no. Ma che buglia? E se ci rimo, non è lui buglia. Lo faccio. La faccio mettere. Scrivo poco poco, vado via. Ma che fai, pigli il glass? Ma si dà giritto, lo caro faccio pigliare. Ma sì, ma non glass! Ma perché non funziona neanche con i cuori? No! Ma perché mi ha portato un frisco? Non è così! Tu, fatti fatti tu! Dai, riputo! Ma pozzettà lo sanno, non resta una sedia! Ma tu che buono, ma se non stai in grinta, ma... E allora non mi fa vegliare, fammi mettere qua! Ya, carica! Non sia mai! Carica! Ma non fanno questa capardina! Ma se ti tengo tre, che è da fare? Ma che uccidito! Tu, che fai fatto tu, ma... E sei sfido, eh! Ya, adesso! Bene, cara, capisci? Ah, ma non è proprio cosa tua, ma non ti chiedi già chiamato. Ma te hai ragione, te è cosa tua. E voglio, ma ti chi ha chiamato? Ora io ti scappo una seccia. E tu vuoi scappare a cucciolo? A cucciolo, cacchi! Ma che cosa è? Ma che cosa è? Ma che cosa è? Ciao! Fai come il primo! Guarda, ma parlavo tanto a perù, sto parlando pure. E pigli una carta! E pigli un mazzo! Tutto a posto! Tutto a posto! Stato calmo! Camo! Lo facciamo a ricreare con la pubblicità! Brava!
tirarezzo e miscanora, tirarriva una saraca, noi amici in quattro curva, a baia fare criar, porta pure con sentriglia, c'ha gianella in briglia, una frittura appassionata, stasera già scatta. Gigi, preparando tutto lo che sta roba fresca, eh? Stasera tengo una grande festa a casa mia. E che ci vuoi andare a mandare? Che ti pensi? Una cosa da lì? Roba fresca, eh? Allora, hai capito? È una festa. E che è questo già di quella? La musica, la creatura mia, ha fatto un premio in dozzi. E già fa una grande festa. No. Ma ora mi ricordo, pure qualche volta passato avete fatto una festa, o no? A un mese passato? Un mese passato la creatura mia adesso per la prima volta. Papà! Va bene. Ma Massimo, questo vostro codice, grazie. Io! Andiamo bene, signore, ho cantato pesce che è tutto fresco stamattina. Ma sei sicuro che è fresco? E come, signore? Alla pescheria Nettuno il pesce è sempre fresco e buono. Poi, se non ce l'hai mazzato qualche uno molto pieno. Ma che state dicendo? Che stai ancora scavo, signore? Allora, che vi do, signore? Sai che c'è? Fammelo quattro la legge. Signore, già che so. E fammelo quattro vongole allora. Ah, vongole così, guardate quanto fa. E fa subito che ha detto l'acqua sopra con fuoco. Acqua con fuoco fuoco? E non sa molto. Oh, guardate, signora, questo sono legge, non so poco, non so lo vino, eh. Verace. Ma subito che ha detto la vecchia sopra il fuoco. Una vecchia con fuoco. Non sei mai il caso, vai a finire faccia, gli dà il fuoco. Non qui, cavolo. Si sì. Sana sana si fa. Sì, caggiolita, questa è vecchia, è una bullezza di 94 anni che è secca secca. Secca secca? Ehi, sei come l'arte? Sì, facciamo un calore. Ecco qua, signore, sono 400 grammi, lascio stare, sì. No, che ti vuole assai? Lei, va lei, quanto mi vuole far spendere voi? 400 grammi. Eh sì, voi lo amo, sta tirchia da non ne amo. Ecco qua, signore. Prego. Metto un bello... Abbondante, signore, come stai? Prego. Sì, sì, sto voglio tu che ci dà cunzi, ti conosco troppo buono a te. Se vuoi sapere quanto ti aggiorà stamattina? Ne ho dato 3 euro, già dopo una busta stamattina. Quanto? 3 euro? No, no, si faccio, ditelo a lui. E vai troppo buono, ecco qua. No, ho 3. No, vai buono questo. E non è più giovedì, sei più buono. Anzi, venerdì che giovedì sono comunione! Signore, venerdì sei battezzo, giusto? Venite tutta la pescheria Nettuno, che qua il pesce è sempre fresco. Bravo, in giornata! E qui con noi questa sera una cantante che imita perfettamente a quella che ha vinto Sanremo quest'anno. Come si chiama? Larisa. Accogliamola con un grande applauso. Signori e signori, e con voi Larisa Paesana! Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Ma vatti in realtà, che non è proprio cosa tua canna, tu fai sempre giovane e qua
città. Adesso è rotto davvero, pazzi e io ricciolo ero, i sacce canta veramente, finisce la roba lo potente. Sacce vinta a Sanremo, ma momo viene meno, tu lo sai mi serve Dio, e poi non fai più niente. Ehi, posso fare la puttana? Ah sì, ehi, posso fare l'anzalata? Grazie, ogni due settimane. Ah, per mettere poi i burrima, tanto io me ne vado a Milano. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Sì, la barbaccia. Con te che sei l'unico complice. Ma chi è? Di questa storia magica. E chi so, Harry Potter. Sincerità, un elemento imprescindibile. Sta brava bomba, sta. E tutti all'eternità. Rimane il fono. Adesso sembriamo due amici. Ma che dici, noi siamo nemici? Si litiga, quello è normale. Ma sei tu che non sei normale. Perché che ti narra reggio, che cecca non ti piace. Ma tu vista è vita normale. Ma parlo, guardo male. Sincerità, scoprire tutti i lati devo. E voglia quando ne dici. Avere sogni come stimoli. Sì, sono trappi. Puntando all'eternità. Rimane il no. Adesso forse è mio. Ma trovate me là. Ti appartengo anch'io. E mano nella mano dove andiamo si vedrà. Ma non ci rompo, dove? Il sogno va da sé. Regina io tu re. Questa storia sempre a lieto fine. Adesso è tutto così semplice. Ma che... Con te che sei l'unico complice. Dove te ne va? Di questa storia magica. Ma non la magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile. Ma davo. Che punti all'eternità. Ti vale il suo. Che punti all'eternità. Ma da una che punti all'eternità. Giorno. Larisa Paisana. Vincenzo Cacacice. Ma come Cicci? Favo, Cacafavo, signor giudice. Ah, Favo, e qua c'è scritto Cicci. Hanno sbagliato le gomme, scrivo loro, è colpa mia.
hanno sbagliato su me. E sua moglie Caterina. Caterina. Caterina Clagè. No, di Caterina Clagà, con l'anima di chi c'è. Ma ci capisci? Caterina Mbezzazella. No, lo senza la casta vota, Mbezzazella. E vi capisci, signor Giudice? Ma come sarebbe? Prima si è mona. Esatto, bravo. Prima Giulia è mona, signor Giudice. E tu mi te la è. Giudice che la è. Capito? Vabbè, ora dire che voi lo attraga e me claga, vabbè. Ma è felice per fare una mezza zella, voglia! Lo stacco giù il tuo locca, ti piace. Bene, bene, bene. Basta, basta. Cominciamo la causa, sentiamo la signora, prego. Allora, signor giudice, ha già conosciuto sta specie d'uomo 3 anni fa. Al funerale della buon'arma al marito, ma... Quindi lei è bello? Che sì e no? Ma come sarebbe? Ma una volta che era virga, poi faccio la passeria che mi da panietto nel subaccalà all'occhio. Vedo solo quando è bello, vedo solo, Bella cosa il bello, E bella gente, signor giudice, guarda l'uomo, no? Sembra meglio di te! Ma aspetta, giudice, sta a bagno! Andiamo. Quindi lei è sposata con il signore più presente? Sì, da 3 anni purtroppo. Ma la cosa bella è che pure figli, ma se è incapanuto la figlia, adesso sono sposato con loro! Un momento, fammi capire meglio. Voi avete un figlio avuto dal vostro defunto marito. Sì. E fino a qua ci siamo. E voi? Avete una figlia avuta da chi? Beh, mi hanno avuto una per moglie, ma era lì. Ah, quindi anche voi siete vero? Me ne avuto, era lì. Oh, che buffa, mi capo niente la festa di San Bezzatello, allora. Con la carriera della casa mia, che buffa. E poi, secondo momento, ci c'è mica pure figlia, ma... Ah, se incapano il profilo e non ci fu niente da fare. E capito? Si sono sposati e non tenere pure una creatura, signor giudice. E si va lì questa creatura, quanto è bella! Ma faccio piangere un po', sì, di tutti quelli che dici tu. Ma che sei venuto a fare qua? Qual è la causa? Si può sapere? Qual è la causa? E non mi spiega, signor giudice, non va cambiato, non mi spiega! Giudice! Ma io non capisco, mi sera! Veniamo a tutti! Allora, lo fatto vai a così, signor giudice. Datesi che mio figlio, se è sciarrato con la figlia, questo lo che è bello, che avete voluto? Non te ne sta tutto quanto anzio? Figlio, ma non vuole che ma stai nella stessa casa, che lei ci ha fatto con suo loro suo guarito. E non vuole che sta qui con me, c'è la mamma sua, hai capito, no? Boh, chi ci capisce, ma tu lo guazzi! Non mi faccio capire, signor giudice, che questo è un problema, sei tu! Andate a una volta! Oh, ma la capo, come sei? Luisa, ma mi manca già pure una cosa, lo sai? Allora, sentiamo il signore, prego. Ah, e Giulio, andiamo da fuori, sta San Ragino, e che cosa? Andiamoci, Allora, signor giudice, ho fatto una qui. Quel disgraziato figlio di Androcchia, di suo figlio, ha fatto il corno a mia figlia. L'ha traduta, avete capito? Se voglia facendo che non diastra alla sala, cavoli a calattana, bello brutto, l'ho murcato con mia matina. E quindi tutti i giovedì sono c'erano sulla spassata a classe adesso. E cambiato pure. Che la scusa che sono disgraziato, che la scusa che hai accattato i brutto, se riano appuntamento e se ne ieri sotto per la montagna, in una cava sotto un po' un ferro. E tu ti mangiavo di brutto? Ah, io non mangiavo di brutto. Un scopo brutto, lo tengo qua. Ma vogliamo, veniamo dunque, E noi? Ma mamma, questa mo che volesse fare questa mo? No. E si trovano che avrà rimasto tutto quanto anziché finita la casa mia, fatta da me con lo suo loro mia,
Avete capito? Certo. Dopo capo figlio, ha tenuto a figlia, ma quella creatura piange notte e giorno. Avete capito? E a me mi pare che non sta bene. Voi come la vedete, signore? Come la vedete? Sicuramente è un caso un po' complicato. Ma signora, vostro figlio lavora, riesce a mantenere la famiglia. E come non va a dire? Questo povero creatore si alza a 10 la mattina e se la tira passato in signore. Poverito, mi fa riassare, adesso staccato. Ma che tanto fate che lo fai sa che è, fatica? Vai a cogliere Arturo, vai a cogliere. E non la chiamate fatica questa volta, eh? La verità, signor giudice, che qua la chiamata dei curi è tutto quanto. Oh. Ah, avete capito come sta il ricordo? E non la parlossa tu! E io che ti passo la sera, battita la mattina la sera, eh? Tutto muso è come lei, signor giudice, eh? Vai tu hanno solo Bill! Ma ah, basta mo, non lo voglio sentire più, ma hai fatto la capita! Sentiamo il signore, prego! Vediamoci che buco! Yeah. I padroni che se ne hanno a la casa mia. Basta! Questo è con la cosa. Tu che vuoi, Catare? Invece padroni che mi rimane tutto quanto insieme. Perché è peccato sfasciare una famiglia. Questo è quello che chiedo a casa mia. A posto, bisogna. Beh, io mi ritiro qualche minuto e poi metterò la sentenza. Mamma! E che ti hanno facendo? Papà, se non lo presi non potevi imparare. Ma perché? Come giù? Ma no, non tutto io! Come? Come sarebbe da parte? Papà! Sì, lo finisciamo, papà! Ma cosa parla, papà? Fate giocare con questa creatura! E parla, poi mamma, che ti viene a me? Ci ha fatto? Papà, io mi so può dire lui che ci fa. E poi se sta tutta la vita, sì, ma voi! Oh, no! Ma si pensa? E io vado con un giro d'oro! No, non è così! Papà, ma qui ti sei messa a fare seriamente! Qui! Veramente, non dico che sarei io! Questo luogo, figlia mia, da sempre vogliato più festa! E tu ancora vai facendo la babbia prisa chi? Ma non più! Papà, oggi vi hanno posto la fatica e danno grosso supermercato! Oh, oh! Ah. Fai nel supermercato, fammi sei. Sto in un reparto di frutta e verdura. E fai lo prodotto, fa. Papà, lo posto è tutta la vita, potete mangiare bene a spese nostre. E che ti ha detto qua, nonna? Nonna, bella nonna, che è? Vicesina, vado a un capo tosse. Vicesina, ma fate? Che già fa? Vediamo, dice che... E già, l'uomo sta morendo, non se ne parliamo di tutto. Però, una cosa da giare. Qualunque cosa, dici, va, dici, dici. Porta che buco alla casa, ma non ti permette più di portare nulla. Bene, state attenti che adesso metterò la sentenza. Signor giudice, non c'è bisogno. Ma non può dimettere alla casa. Ma come sarebbe non c'è bisogno? Non c'è bisogno, si è calato. Ma non può dimettere alla casa. Ma qua la casa? Ma la tua, qua. Ma come volevoci? Ma quanto fa la fatica da te che potete fare? C'è il mo? Signor giudice, che già qua. La verità sta via tu. Può essere visto lo coro mio. E il prete ha portato tutto poco. Io faccio le cose, grazie, sai. E scusate il mancanza. Andiamo lì, tutta la casa. Grazie. Come cosa? Ma qua sono cose veramente la faccio. Thank you.
astuzia di Natale di Pasqua. Pasqua. Ah, era Pasqua, non era Natale. Scusate, di Nunzia di Pasqua. Si esibiranno in un balletto dal titolo La Chiquita Piconera su musiche di Lino Cannavacciuolo. Sai che lo vai trovando? E quindi che già l'estero? Lì che me lo mette, a parte
Il fetto superstato, capocuot, gli scaffo, roi tre come scavolate. Roi alice, giardiniera. E poi ci mette 3-4 mozzarella fresca. Ah, a proposito, ah, fammi aprire la mozzarella a caseificio lupo, prima che a chiori, prima che mi scordo un po'. Caseificio lupo? Caseificio lupo. Ah, e fai una cosa, visto che hai da, piglia pure una bella rocchia al cascavaggio. Che allora facciamo stasera lo stupendo al pominetto. Eh sì. Lì, è la prima alla casa. E ma tu molto vai? A chi ha preso i pozzo venne quella pesa luglia l'anno passato. Quella pesa luglia? E mira chi la dai, mi sta preso male in giornale. Thank you.
Ma c'è un'altra azione, eccoci. Voglio prendere questa cosa, pronto? No, eccola qua. Appena la tua uomo. Eccola qua. Dai, tieni la roba, prova a pulire. Senti, metti, 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 buongiorno. Scusate un attimo, quando faccio la telefonata, voglio... Sì. Allora lavoriamo uno squadra, pronto? Vai giù, buonasera, sono Carlo. Sì. No, tu mi dici capo stasera di tutto quella roba. No, ci capite che la mia promessa, ma la facciamo tardi con di noi. Babbo, aspetta un momento, sono lavato da telefono, aspetta. Pronto? Vuoi grangi? Oh, no, non è qua tanto, veramente si è parlato da lavato da lei perché. L'ho già passata! Aspetta un momento! Giova, vedi che non c'è figlio da otto da vecchio qua, che non sa che sta gente! Non venite che lì! Sa che c'è, volete mi lavoro, va, parlate! E non mi sono i cammini, l'ho ritrovato! E va! Oh! Che cos'è? Ma qua la gente se ne sta niente, come ti scusate! E quando chiudiamo passa, chiudiamo peggio, caro... Carletto, signora, ma mi sta perfetto! Non sa cosa è l'ultima! Ma che ti pensi che ha fatto armarmi questo? Ma solo dato la mano, lo so. Oh, hai scusato un babbo italiano? Insomma, ma andate in barra. Su lì. Ma guarda. E ti dico sì, alla casa, fu che hanno dato la visione. Lo sai, dove andate in braccio barra? Ma poi sei ne ha, sette cento mo e... Dici, ma quando costa questo pavinetto? Ma buono, questo mo. Beh, qua buono, solo questo in c'è. E più o meno che... 2500 euro al mese. E se tu è Giuseppe? È Giuseppe! Non gli avessi la mascola per te. Questa è la cosa, una cosa mista. Qualche tranne. Questo non lo fanno. Che ha detto? 2500 euro di annuncio. Ah! Vabbè, quando quando la vendi? Questa volta? In luogo che... Cioè, 2000 euro a lei. A chi? A migliaia? No, ma chi? A tutti i tutti. E fammi sentire, sta statua qua, quando me la fa? Questa è un'opera d'arte, cari signori, un pezzo unico. Come si chiama? L'incompiuta? Sì, sì, è stata fatta con un computer. Guarda, ma è andato su, ma chi l'ha fatto? Prendi la statua, portala qua. Perché c'è la signora? Guardate signore, che perfezione di lavoro, un'opera d'arte. Bella, fammi sentire, a quando la vendi? Che questa effettivamente è un boccaruccia, più o meno 4.000 euro. 4.000 euro? Scusate, volevo domandare una cosa.
Ma come il 3.000 lire? Lei 4.000 lire, si prezzo fa giù l'anno? No, ma tutto quanto, Ma cosa? Che? Già perché ci sono dovuto a lei pensavo che anche facevo un prezzo. No, favore, no, veramente, gli dico a lei, no? Perché uno quando sente questi prezzi, pensa.